L'innovazione di oggi è un segno palese di risposte che viene grazie alla generosità di tanti cittadini che nelle giornate del 15 e del 16 e nei giorni successivi di settembre dello scorso anno hanno dato un contributo per il tramite della 7 e Corriere della Sera alla nostra regione e poi sono stati devoluti a questa scuola. È importante perché per il tramite della loro generosità si è riuscito a dare una risposta ad un istituto scolastico a 700 alunni che ritrovano una quotidianità, una normalità e il loro diritto allo studio. È un momento molto importante perché la giornata di oggi, al di là di come dire, ufficialmente ridare i laboratori agli studenti, in realtà credo che segna un modo di lavorare importante, nel senso è stato un gioco di squadra tra Regione, Provincia e Istituto Scolastico e grazie appunto alla donazione di RCS siamo riusciti in brevissimo tempo a ridare questi laboratori. Il focus per noi è stato subito non far perdere un anno scolastico a degli studenti che frequentavano il Bettino Padovano, perché ovviamente una scuola professionale senza laboratori significa non poter esercitare il proprio diritto allo studio. Quello che mi preme sottolineare, appunto, qui interviene anche no, l'efficienza di quello che sono gli uffici provinciali, perché noi abbiamo avuto il finanziamento a fine novembre e già il 6 gennaio l'80% dei laboratori erano stati ridati agli studenti. Il restante 10%, 20% lo abbiamo terminato 2 settimane fa. Quindi è positivo il messaggio della beneficenza e della solidarietà dell'Italia tutta verso la tragica alluvione di Senigallia, ma credo che sia altrettanto positivo aver dimostrato l'efficienza nel portare a terra questo contributo. Ovviamente per quello che è di competenza della provincia, oltre all'edilizia scolastica, dovevamo ristabilire quelli che erano i danni alle infrastrutture viarie, in particolar modo i ponti, che ovviamente sono stati quelli maggiormente colpiti. In questo caso, appunto, io credo che entro Pasqua avremo riaperto tutte le infrastrutture viarie che erano oggetto di danni di sommorgenza, fatto salvo che appunto ne rimangono solo 2 perché le restanti 12 infrastrutture già le abbiamo riaperte. Rimangono ovviamente da affrontare, ma qui è una questione di finanziamenti che adesso si stanno sbloccando, quelli che sono i ponti danneggiati in maniera strutturale, quindi vanno ricostruiti, in primis il ponte del Coppetto per il quale già siamo partiti, stiamo partendo con la progettazione e contiamo se riusciamo a mantenere insomma, i tempi che ci siamo dati anche con il commissario straordinario di iniziare i lavori per l'estate.